Carissimi, il Signore vi dia pace. Questa è la prima delle parole che curano, che vorrei condividere con ciascuno di voi, perché questo è il saluto che il Signore stesso consegnò a San Francesco e ai suoi frati perché lo annunciassero, lo condividessero con tutti. E oggi c'è particolarmente bisogno nella superficie e nella profondità. Nella superficie perché ci sono venti di guerra minacciosi che ci lasciano sgomenti, perché ci sono persone che hanno seminato nelle settimane, nei mesi scorsi, discordia tra cittadini, tra famiglie, e spesso ci si trova gli uni contro gli altri. E perché questa cosa non viene da Dio, perché Dio è il Dio della pace, ma viene da colui che è il nemico di Dio. Ed ecco allora la cura. La cura è proprio la sorgente della pace, la cura è il Signore Gesù, che è venuto a riconciliare il cielo con la terra, è venuto a riempire la tua vita di quella pace, che vuol dire quella pienezza di bene, quella compiutezza di senso, quella consolazione, a dissetare la tua sete di verità, di giustizia, di misericordia, perché Egli è sorgente di tutto questo, perché Egli è tutto il bene, il sommo bene, Lui che solo è buono. Ecco, Egli non può dare a te la sua pace se tu non apri il cuore. E allora il Signore dia pace è anche un invito. Apri il cuore al Signore nella fede. Aprilo alla parola, a questa parola. Aprilo nel sacramento. Apriti al sacramento della riconciliazione, la confessione, perché lì passa la pace. Perché in quel sacramento Gesù con il suo sangue arriva a te per la forza dello Spirito Santo. Ho visto persone rinascere nel sacramento della riconciliazione, perché lì il crocifisso opera oggi e lì ti attende per riempirti del suo bene, della sua pace. Allora apri il tuo cuore, apri la tua vita e sii strumento di pace. Il Signore ti dia pace. Ci vediamo alle prossime parole che curano di San Francesco.